Imprenditori e lavoratori, apparentemente parti antagoniste, ma in realtà chiamate a creare opportunità di lavoro dignitoso, soprattutto per i giovani. La mancanza di istruzione e di lavoro infatti generano povertà che apre la porta al narcotraffico e alla violenza. Incontrando i rappresentanti del mondo del lavoro nel Collegio dei Bacilieres, Papa Francesco ha sottolineato che oggi non ci si può permettere il lusso di tagliare qualsiasi possibilità di incontro, di discussione, di confronto, perché l'impossibilità di fare progetti è un flagello. E quando il bene comune è piegato al servizio del profitto e il capitale è l'unico guadagno possibile, questo si chiama esclusione. Purtroppo il tempo in cui viviamo ha imposto il paradigma dell'utilità economica come principio delle relazioni personali e questo non solo provoca la perdita della dimensione etica delle imprese, ma dimentica anche che il miglior investimento che si può fare è quello di investire sulla gente, il miglior investimento è quello di creare opportunità. Papa Bergoglio ha condannato lo sfruttamento dei dipendenti come oggetti da usare e gettare e ha chiesto di promuovere il dialogo e la trattativa, in cui si perde qualcosa ma poi ci guadagnano tutti e si fa così del lavoro un'istanza di umanizzazione e di futuro. Dio chiederà conto agli schiavisti dei nostri giorni, ha concluso il pontefice. Il flusso di capitale non può determinare il flusso e la vita delle persone.